sta passando il terzo carro, il mondo dei sogni. Di cronaca possono condizionare un carnevale. Vedete un po' che cosa c'è scritto qua? La bandiera che è stata avvistata a San Severo e Poggi Barriale, ce l'abbiamo qua adesso a Ischitero. Come è venuta questa idea? Non ho trovato più la strada per San Severo e sono finita di Ischitello. E sei finita di Ischitello? Però sei pericoloso. No, sei una bandiera. Appaio ma non mordo. Per questo riuscitissimo carnevale, era parecchi anni che se non si vedeva un carnevale così bello, condividi? Sì, è perché c'è la voglia delle persone di divertirsi e credo che questo sia una cosa essenziale, cioè un buon segno e un buon messaggio, perché tra tante cose negative la cosa più bella è divertirsi con la musica e con i colori. Io vorrei ringraziare veramente il popolo di Ischitello perché quest'anno più degli altri anni ha mostrato entusiasmo e la voglia di fare e di divertirsi, perché Ischitello lo è sempre stato, è stata una cittadina sempre molto viva, molto attenta con la sua tradizione musicale e quindi spero che aumenti sempre di più nei prossimi anni questa voglia di fare qualcosa, perché dobbiamo un po' far rivivere questo paese. Un carnevale che non finisce stasera, ci sarà una prossima edizione oppure la prossima domenica? Sì, la prossima edizione, la conclusione è il 23 e durante la serata, oltre alla premiazione di cari, ci sarà la lotteria di carnevale che, con dei bellissimi premi e una lotteria tutta regolamentata al monopolio di Stato e poi si concluderà con un veglione che si farà il 29 di questo mese a cui parteciperanno tutti i carri ma anche chi vuole, insomma, è aperto a tutti. Ci sarà qualche carro in più domenica prossima? Sì, ci sarà il carro dell'Ipsia con la scuola di moda. Quindi complimenti a tutti coloro che hanno partecipato per questa buona riuscita. Io ringrazio anche voi perché siete sempre molto presenti, Vittorio e Peppino, e a tutte le manifestazioni. Ringrazio tutti i soci della Proloco, i ragazzi, ringrazio tutti gli ischitellani perché veramente ci danno sempre la voglia e la carica di fare qualcosa anche in momenti un po' di stanchezza. Noi vogliamo lavorare per voi e ne siamo veramente contenti. Grazie a tutti.